Ehi, bella ragazzi, benvenuti sul mio canale, qua è Liox e oggi siamo qua in un nuovo video della Vanilla. Oggi ragazzi, come avete detto dal titolo, vi andrò a mostrare come io e anche il signor Manny che è là nel villaggio, l'ha già detto ai lavori. Faremo vedere come noi arrediamo una casa giapponese. Qua, come nell'inventario, ho già preparato della roba, come potete vedere. Là nelle casse ce n'è dell'altra, quindi adesso vi facciamo vedere un po' che cosa abbiamo ideato io e me. Prima di iniziare però vi ricordo come sempre di lasciare un bel like e di iscrivervi per supportare la serie e il canale ovviamente. Vi ricordo che c'è la stanza degli iscritti, quindi se vi iscrivete e commentate avete appunto aggiunti nella stanza. Poi ci sono anche sotto i link di Instant Gaming, se volete giochi a prezzi scontati fate voi. Va bene, io direi che non perci in chiacchiere. Andiamo subito, raggiungiamo subito il signor Manny che è là che ci aspetta tutto contento. Penso sia contento, non lo so, Ho magari. fatto una cosa pazzesca, Vabbè, cioè, andiamo a vedere. Allora, la intanto divagazione. vi dico subito ragazzi che purtroppo dall'ultimo video non ho fatto niente perché non sono riuscito, quindi cioè questo è praticamente il villaggio è così. Vi avevo detto che avrei fatto un po' di modifiche, però alla fine non sono riuscito. Però dal prossimo video vi prometto che almeno tutta la parte, questa qua, diciamo, costiera del villaggio sarà tutta arredata, magari con un po' di porto. Ora, signor Manny, andiamo subito a vedere cosa sta facendo, perché guardate qua ragazzi, ha già, mamma mia, ha già fatto la katana, signori, cioè la katana, cioè guardate che cacchio di roba, cioè bellissimo. Adesso dopo poi il signor Manny vi farà vedere come fare, perché l'ha fatto lui, io non lo so onestamente. Dopo penso che la faremo anche per questa casa qua e per quella lì, quindi dopo vi facciamo vedere come fare la katana, che secondo me è veramente qualcosa di spettacolare. E poi un'altra cosa, ha cambiato il pavimento, che ci sta tantissimo secondo me, mettendo le arnie e tanta roba, tanta roba, mi piace un casino. Ho sentito della lava, ho sentito signor Manny? No, stavo soppiazzando le navi con Ah, ok, campi da non... Vabbè, fuoco. non mi faccia prendere questi colpi Tranquillo. perché io... Va bene, allora Ho il cuore aspettate. debole. Esatto. Le ricordo che una mia casa qua è andata a fuoco Ah, esatto. completamente. Adesso ragazzi ho disattivato il temporale perché non è possibile che devo subire queste cose, cioè nel senso... Allora, volevo vedere questa cosa qui. Tipo fare così. Secondo te, signor Manny, com'è... Bellissimo, È bellissimo. bello questo, dai. Mamma mia, È bello, bello, mi piace. bellissimo. Ecco, bello il Ci sta, tavolo. ci sta. Lo volevo fare esattamente così, il tavolo, quindi... Ah, Perfetto. queste lanterne sono spaziali, Mamma mia, davvero, mi credo. piacciono un casino. Ah, ci mettiamo abbastanza poco. Sì, anche secondo me. Questo video, ragazzi, sarà un po' nel chill, però dai, ci sta alla fine ogni tanto. Ok, ve l'avevo detto, ragazzi, nello scorso video che avrei chiamato Manny per arredare le case, perché lui è bravissimo. Soprattutto nell'ambito giapponese, ecco. Quindi c'ha Bellissimo, proprio il bellissimo, bravo. diploma dietro la sua sta... dietro, proprio dietro la sua sedia, c'ha proprio il diploma in arredamento stile giapponese. O In della terra. realtà è una delle mie prime volte anche per me, in realtà. Beh, no, beh, scusa, uno che fa una katana così, cioè, nel senso, cosa gli vuoi dire, cioè... quella l'avevo vista tipo su TikTok mesi fa, poi Vabbè, sono però... fuori da town. È bella, cioè... È bella, sì, è bella, è bella. Allora, qua deve crescere il coso, quindi però lo lascio lì. Poi vorrei provare, questi blocchi qua di alghe essiccate, tipo, magari, tipo, metterle... Ah, bro, lo stavo appena fare, guarda. Sì, eh? Ah, tu intendi quella. No, sì, le alghe, quelle, il blocco, per dire, Ah. fai tutto anche un contorno Bello. così delle scale. Non è fatto... Madonna, ma con la macetta se Ah, sì, ho si visto. disintegrano queste, le arnie, Ho mamma mia. visto. Comunque, Mamma ragazzi, mia, le no. arnie, tramite la farm di favo, veramente ne ho tipo... in abbondanza, ma sai proprio cosa vuol dire in abbondanza? Aspetta che c'è un paio di ossa qua, ok, adesso utilizzo la bombilla su questo bambù, poi mi arrivo, Adesso sono i villager che stanno scendendo le scale. Ah, vabbè. Guarda lì come Bellissimo. vengono giù. Guarda che bella parte qua, bellissimo. Sì, Tanto ah, è questo beh. angolino, ma Ma io tutto direi che, guarda, il primo piano direi che così può andare finito, sì. egregiamente. Dai, sì, alla fine. Devi mettere il coso piccolo sopra, poi Aspetta. lo piazzi. Vai. Lo faccio così.
se metti le foglie e basta, aspetta, le metti rompi, le no, foglie. comunque rompere, che non c'ho il Ah, utensile sì. adatto. Vabbè, in Ok, teoria allora, sì, con le se mani sì. tipo... Ah, se compacti tipo così... Sì, ci sta, ci sta. Volendo c'ho anche i tappeti. Ah, comunque visto che questa casa comunque l'ho rifatta con... cioè, l'ho rifatta. Ci ho messo Ah sì, i mattoni. quello... Sì, bellissimo. Ci Perché... sta molto. Perché alla fine penso il villaggio di farlo tutto con questo stile qua, perché mi piace molto un botto, mi piace. Poi non lo so, poi Ma magari... qualche mini tavolino che ti ho fatto, qua ti piace? Bellissimo. Toccato. Bellissimo. Bello, bello. Beh, anche questa Tanta roba. lanterna qua ci sta un botto. Non è davvero. Un botto, Le sì. lanterne. Hai per caso il pot quello piccolino? Dei fiori? Sono Sì. arrivato un No, attimo a prendere. ho questi Ah, qui, ce li ha. guarda. Oh, bello, bellissimo. Perfetto, aspetta che faccio così e faccio così. Aspetta, no, aspetta, un attimo, guarda qua che sei. Vai, vai, fai... Vediamo se Lascio... trovo i blocchi. Ah, ecco qua, trovati, guarda qua. Lascio Guarda fare il che pro. tappetone. Ma lei... Cioè, lei è troppo forte, cioè, Bello, io... bello. Bellissimo. Tanta... Guarda! Guarda il quadro nuovo questo, ma cos'è? Tipo un... È Re Julien, Cos'è? quello. È Cos'è Re Julien, questo? è Re Julien in un cestino. Ah, è Re Julien quello Ho lì, appena guardatelo. accolto, la Ragazzi, maquette. è Re Julien quello lì. E qua... Ah, guarda, questo qua è Go. Prima volta che vedo i quadri nuovi. Anch'io, Molto anch'io, cool. veramente. Oh, Tocca. aspetta, bro, un attimo, puttani deone, ma Sì, vieni è venuto subito da me. l'idea, arrivo. Guarda, Vai, mi faccia aspetta. vedere. Aspetta, non ho ancora finito. Aspetta, item frame, aspetta. Ah, forse ho capito, ho capito. Mi piace, mi piace. Oh, mamma mia, Il mamma mia. cassetto, mamma mia, signori. Cioè qua, ragazzi, con Oh, sono caduto. Manny non si scherza, ragazzi, con Manny. Ma che Ah, bro, bello, poi se... mamma mia, bro. tanta roba, se hai le foglie, mettile Credo, pure, sì. eh. No, Top, ecco qua. Lo faccio anche sotto, se non ti dispiace, ci metto 2 secondi. Vabbè, se ci metto 2 secondi, lei faccia, lei faccia. Oh, bello, sono crashato. No, si è crashato? Sì. No, FP signor Manny. Carino. Ma No, io mannaggia, queste connessioni italiane, petizione per... Queste non... connessioni italiane, battere un po', le dobbiamo migliorare queste connessioni, Mamma mia, davvero. Vabbè, ragazzi, direi che ci vediamo dopo quando risolviamo qua il problema con me. A few moments later. Allora, ragazzi, come potete vedere, qua abbiamo finito di fare la stanza da letto e come potete vedere, siamo riusciti a farla sempre con lo stile giapponese. Direi che è venuta abbastanza bene. Poi ovviamente fatemi sapere voi nei commenti. Probabilmente abbiamo usato questo stile con sia i cosi, i coralli seccati con anche il blocco di alga. E poi Manny è sempre col suo giochetto lì, il suo power up dei Ah, cassetti. Direi è troppo che bello, non c'è da fare. esatto, troppo bello. E quindi per questa casa direi che siamo a posto. Allora, siamo qua nella seconda casa, che adesso, ragazzi, vi facciamo vedere un po' veloce. Cioè, intanto vi facciamo vedere come si fa la katana. Ecco, quindi Esatto, inizio a far vai, vai, vedere. inizia con la Allora, spiegazione. dovete, aspetta, ok, dovete spaccare qua 3 blocchi Tre così. blocchi, Non posso esatto. poi mettere 5 lastre di Di neve in neve. questo modo. Ok. Poi al centro un blocco a vostro piacimento. Piazzate qua un armor Uno stand stand. anche qua. Girati verso questa Ok. parte. Vabbè, non fa niente, dovete girare. Ah, ok, L'importante è piazzare. proprio. Poi Ok. mettete una scala in questo modo Perfetto. Il con pistone. qua un blocco di redstone e poi il pistone, Esatto, così, perfetto. perfetto. Poi rompo il Poi pistone. ripetete la stessa cosa dall'altra parte. Esatto. Esatto, adesso le catene le mettete così, Ah, così ok. potete piazzare l'anfora nel modo giusto. Così, poi mettete così l'endrod, perfetto. Perfetto. E poi... Con un attimo che devo spaccare qua il pavimento. E devi Ok. mettere il blocco di Relson con il pistone. Ok, così e Esatto. Ed così ecco qua ho la katana, signori. Mamma mia. No, proprio 10 e lode. questo direi proprio di Bellino, no. grande però. Me l'hai Aspetta, storto. aspetta, metto un po' i blocchi così.
non so se c'è quello da 3. Cos'è questo? La coppia di village. Perfetto. Porca miseria. Perfetto questo. No, che è successo? Sono aperte. Poi ragazzi vi dico che per il pavimento, se avete la possibilità, usate le arnie, perché veramente ci sono un botto come pavimento giapponese. Sono un po' dispendiose, però... Beh sì, ma alla fine se c'è una farm potente di api... Direi che esatto. Sì, ma io bro, tipo, allora facciamo copia e incolla l'altra decorazione da interno. Ma quasi quasi, da... quasi quasi farei sì. Che alla fine cioè, ci sta veramente un botto. O simile. Adesso vediamo come... Vediamo dai, sì esatto, vediamo un po'. Come viene fuori. Io metto qua queste cose che insomma ci stanno sempre. Tipo come sì. Guarda come sì, ci stanno ovviamente. E come siede, tipo avete le slab così? Ci sta tanto, sì. Perché i giapponesi che c'hanno tipo quella roba. Sì, esatto. Quelle sedie basse. Dove avevo messo dai cristalli la l'ho messo qua credo. Da qualche parte però l'hai messo, non ti preoccupare. Comunque però sto giocando anche con le shaders e le shaders fanno sempre lo sporco lavoro. Hanno poi un po' di screenshot. Sì, dopo mando, magari le metto nel video come qualche immagine. Okay. Ecco. Sì. Qua farei tipo una roba del genere con Posso mettere. Ecco sì, la libreria. Posso togliere questa lanterna? Sì, togli. La mia mente. Sì, no, prendo i banner perché non c'ho spazio. Aspetta. Madonna, a me sti quadri piacciono. Sì, piacciono veramente un bot bellissimo. Cioè, era anche ora che gli facessero... Esatto, madonna. un po' decenti. E mezzo. Ci stanno un bot per tipo le build un po' gotiche, no? Sì, esatto, è vero. Però dai, alla fine va bene. Cose nuove ci sono, meglio è. Mamma mia, però guarda che angolo! Mamma mia, guarda il tocco di classe, magari anche tipo così. Sì. Aspetta che c'ho la bombilla anche che la utilizzo qua. Sì, se vuole, esatto, se vuole fa un bel favore. Vai. Okay, ragazzi, ok, guarda lì. Mamma mia, guarda che figata! Che figata di stanza, mamma mia, che figata. Oh, vabbè, ragazzi. Lanterne, ma. Sì, veramente uno spettacolo. Io direi che comunque adesso avete visto che il secondo piano di questa casa lo faremo uguale praticamente a quella casa lì. E faremo una stanza da letto. Poi la terza casa, che è anche più stretta, faremo delle cose simili. Quindi direi che ci vediamo una volta che abbiamo finito. Quindi a dopo. One eternity later. Ok ragazzi, allora abbiamo finito di arredare e devo dire che l'ultima casa, quella che vedete dietro di me, è venuta veramente spettacolare. Direi che tra tutte l'ultima là in fondo è, diciamo, è venuta soprattutto l'ultima stanza, è venuta proprio più giapponese possibile, cioè proprio la stanza più giapponese non esiste. Allora partiamo da questa che avete visto che nell'ultima clip avete visto la prima stanza, ecco. Facciamo vedere direttamente la seconda stanza che è venuta veramente tanta roba. Questa qua bisogna un attimo chinarsi per passare. Perché così. Così ho messo diciamo questo dettaglio qua. Questo qua è la parte da letto, molto molto bello. E questo la scrivania, altrettanto bello. Cioè guardate ragazzi i dettagli di che ha messo Manny. Cioè non naso del villager, ma è stato qui di lì. Posso dire che i nuovi quadri sono veramente belli. Sì, sono veramente tanta roba. Sì. Allora passiamo all'ultima casa, che è esattamente questa. Se sentite che ragazzi che parlano un po' sottovoce perché sto registrando un po' sul tardi, quindi non vi preoccupate. E questa qua è appunto la prima stanza, perché sono tre stanze. Questa è la prima, dove abbiamo qua tipo un mini baretto che in stile giapponese, veramente tanta roba. E sempre ovviamente le lanterne con i banner. E qua sempre la nostra katana, la solita katana ragazzi del signor Manny, che è veramente spettacolare. Poi vabbè, sempre tappeto. Poi se saliamo abbiamo la seconda stanza, che l'abbiamo voluta adibire come stanza, diciamo, per fare tipo il karate, comunque per arti marziali. Ecco, qua ci sono tutte le spade. E lì appunto il quadro. Secondo me ci sta un botto come stanza, sempre. Sempre le lanterne ovviamente. E poi l'ultima stanza, quella che vi dicevo, che è quella più giapponese del mondo probabilmente, cioè quella tra ragazzi la stanza da letto. Cioè veramente, cioè ditemi voi
se avete mai visto una stanza più giapponese di questa. Cioè, io personalmente una stanza più giapponese di questa non l'ho mai vista. Cioè, io. Beh, comunque, ragazzi, fatemi sapere nei commenti cosa ne pensate di questi arredamenti, sia giapponese. Io ringrazio infinitamente il signor Manny per avermi aiutato con le decorazioni, soprattutto quella della katana, che è veramente spettacolare. Niente, mi sono divertito un botto. Posso, Mi anche io mi sono sono divertito. uscite delle stanze, cioè 5 Oh, stelle, scusa. proprio. No, niente. Una delle Sì. stanze è bellissima. Davvero, guarda qua i villager che già stanno già soggiornando nelle nostre stanze. Quindi niente, fatemi sapere ragazzi nei commenti se magari voi avete in mente anche voi qualche dettaglio da aggiungere magari nelle prossime case che andremo a fare. E ovviamente fatemi sapere se qualche consiglio magari per qualche nuova casa. E vi dico che per il prossimo video vedrete almeno la costiera, il villaggio già un po' fatta. E penso anche a sta casa. Poi adesso vediamo poi nel prossimo video cosa fa. Perché poi c'è anche la pagoda in ballo da realizzare. Ecco, Ah, quindi. è quello il terrore. Esatto, questo qua è il mio terrore. Io ragazzi vi ringrazio per la visione e da me e Manny e la Super Vanilla è tutto. Ciao!